Stiamo volando in un'atmosfera di primavera con il programma Bengodi Orto e Erbe Aromatiche. Siamo in collegamento in esterna con i nostri che mi danno le cose fiorite, sono poetici. Natale, posso fare il collegamento e poi presento gli ospiti in studio, non me ne vogliate o no? C'è il collegamento. Francini, ma cosa avete voi? Siete innamorati? Noi ci siamo innamorati della Valdichiana, siamo all'azienda agricola Merelli oggi qui in Valdichiana, ci siamo innamorati di questi colori. La Valdichiana è tutta bianca e rosa in questo periodo e è un momento fantastico. Qui siamo ovviamente in un allevamento, si può dire allevamento, in un frutteto di peschi e Angelo mi stava cercando di far capire la differenza tra una pianta e l'altra, ma io non ci riesco. Mi ha fatto invece notare gli operai al lavoro, le operaie al lavoro. Sì, in questo periodo qui, quando i fiori sono aperti, chiaramente le api fanno il 99% del lavoro, cioè noi siamo bravi per carità con tutto quello che si può fare, ma se non ci sono loro a impollinare i fiori, noi sicuramente non mangeremo niente. Quindi ecco, questo è più una curiosità, magari per un bambino, visto che dobbiamo fare i tutor, fargli magari capire anche che un insetto come un'ape può essere, insomma, importantissimo per la nostra vita, ecco. Ringraziamo tutti quelli che portano le api poi nei frutteti. Leonardo, com'è cambiata negli ultimi 40 anni la Valdichiana e qual è stato il ruolo di Coldiretti all'interno di questo cambiamento? Ma diciamo che la Valdichiana sì, è cambiata nel senso che da pochi frutteti sta diventando una zona di frutti molteplici, di tutte le varietà ormai, a parte quelle non possibili da coltivare, per il resto diciamo che abbiamo tutti, pesche, pere, noci, ciliegie, Ed è cominciamo una ad avere. coltivazione che ha un suo ordine, una sua logica, una sua estensione anche. Sì, ha una sua estensione, molte delle cose sono andate per conversione da altre culture che abbiamo dovuto o abbiamo abbandonate e in alcuni casi invece sono le aziende, anche le nuove, che vanno a scegliere comunque delle alternanze culturali da avere in azienda, proprio da Certo, coltivare, da avere, certo. per fare poi anche trasformare il prodotto alla fine, non solo vendere il frutto, ma avere anche un prodotto e trasformare per ritornare a quel discorso della Per multifunzionalità. poter mantenere poi questa frutta tutto l'anno. Ci Bene. trasferiremo adesso nel punto vendita per concludere il nostro Va bene. collegamento tra quando volete voi, insomma, tra poco. D'accordo. Allora mi dice una cosa Papini, scusami, lui è un altro tutor, no? Perché alla fine mi sembra di percepire che le vostre aziende multifunzionali, scuole, fattorie, anche per i bambini, c'è questa cosa dell'ambiente. Certo, l'ambiente è Cioè, non è che se importante. preserva la sé, quello non è un quadro di Picasso. Io, con tutto il rispetto che ho per Picasso, ma sappiate che l'agricoltura, se non si fanno un mazzo così, quell'ambiente non ce l'abbiamo, no? Difatti, io ho sempre detto che secondo me, insomma, diciamo, l'agricoltura è importantissima da far conoscere ai bambini perché la nostra base, la nostra vita, le nostre origini vengono dall'agricoltura. Le piante sono la nostra salvezza. Se distruggiamo, diciamo, quello che ci circonda, rimarremo in un Mi deserto. dai un'informazione sull'orto, perché tu sei il tutor dell'orto per i bambini. A un bambino, qual è la pianta? Ti faccio 3 o 4 domande e tu mi rispondi nel senso laconico, veloce. Qual è la pianta che assolutamente bisognerebbe mettere nell'orto in terrazzo o nell'orto verticale? Una Allora, pianta ad diciamo, ortaggio. le Una. piante più comuni sono le insalate, i pomodori, i cetrioli e zucchine. Questi sono i quattro articoli di solito più battuti, più Qual è la più comuni. facile da coltivare? Diciamo, sono tutti abbastanza facili. La più facile in assoluto sono i ravanelli che si coltivano, diciamo, in questo periodo, si Eccolo là, seme, arrivava, vai. nascono subito e si vede subito sviluppare questa radice, questo tubero rosso che è ottimo da mangiare, è velocissimo. Fantastico, perché poi il ravanello lo chiedo anche alla dottoressa. Allora, il ravanello da coltivare, se è la cosa più Più veloce, più facile e semplice, più cioè semplice a da prova di coltivare. anche uno distratto un po', perché Basta buttare un pochino di semini sopra una fioriera, dopo pochi giorni vedi spuntare le piantine e dopo un mesetto circa c'hai il frutto, è diciamo, vero che consumato. le piante per esempio le erbe aromatiche soprattutto, sono anche ottimi contro gli insetti infestanti che vengono nelle case o nei Allora, balconi? diciamo, ci sono alcuni tipi di aromatiche che sono fastidiose per alcuni insetti, tipo la lavanda che dà fastidio a determinati insetti o altri. Ogni pianta, diciamo, ha le sue caratteristiche. Poi sarebbe sempre bene per chi fa gli orti biologici fare delle consociazioni in modo da poter tenere distanti alcuni insetti, diciamo, Tipo?
tipo ad esempio ci sono dei fiori tipo chiamati tagette che messi insieme ai pomodori evitano che ci vadano gli altri. Chi te l'ha insegnato tutte queste cose? Diciamo un po' l'esperienza e poi le persone anziane che ti raccontano sempre le cose. Hai detto una cosa, ti stimo Papini, altro che laurea, io insegno ad Agraria, alla facoltà di Agraria alla San Raffaele, e noi stiamo spingendo il concetto che i saperi non arrivano solo dal laureato, ma ci deve essere la condivisione anche generazionale. Assolutamente sì, ce la devono da generazione in generazione, cioè si tramandano questo sapere. Ma noi infatti nel progetto scuola che tu citavi prima, fra i quali Enrico e anche Sara sono due protagonisti perché comunque vengono con noi nelle scuole come fattorie didattiche, quello che cerchiamo di fare anche la dottoressa Lapini, perché anche lei fa delle lezioni nelle scuole con il nostro progetto, sono dei momenti in cui noi vogliamo portare il sapere di chi vive realmente sull'azienda, sul campo, e quel sapere lo vuole trasferire a bambini già dalla tenerissima età, quindi già bambini di 6 anni toccando, questo è un po' lo prendo da quello che dice spesso Barbara Lapini, cioè loro manipolando sicuramente apprezzano il cibo in modo diverso, io dico che manipolando riescono anche a capire in modo diverso l'importanza di un determinato prodotto. Hai detto una cosa noi abbiamo, virtuosa. Scusami, ti rubo un secondo Mario. Soltanto, abbiamo anche 2 orti all'interno delle 7 istituti scolastici nel quale noi facciamo il progetto, circa 1800 bambini coinvolti, abbiamo 2 orti didattici accreditati Campagna Amica, quegli orti che diceva adesso Enrico, che sicuramente c'è il pomodoro, sicuramente ci sono quei prodotti fondamentali, e stiamo proprio in questo momento mettendo i ravanelli proprio per vedere spuntare prima possibile qualcosa in quell'orticello che i bambini curano con molta attenzione. Ecco, vedi il discorso orto, che era una cosa normale 50 anni fa, io ho 58 anni, io ci sono nato perché mio nonno, te l'ho detto, era un contadino povero, aggiungo povero, tengo a dirlo, porco cane, oggi è un valore, quasi ti emozioni come andare a fare un viaggio in qualche io posto. Mi ricordo sempre, ho lavorato molto con una persona anziana che mi insegnava tutte le regole, ad esempio lei diceva è il periodo di seminare l'aglio, perché dice chi vuole un bel agliaio lo semina in gennaio, ma chi se ne intende lo pianta anche di dicembre. Lei aveva per ogni cosa che si faceva un suo questa proverbio. Questa si chiama ecoagricoltura, che secondo gli americani si dovrebbe insegnare nelle università, portando il docentone esperto di agraria accanto all'anziano che si intende, o all'anziana, di cose concrete, perché spesso cioè si voleva tagliare questo filo, cioè le multinazionali ci hanno provato, ci provano tutti i giorni, ci provano costantemente, diciamo. Guarda, là, cerchiamo di resistere, ma insomma che non è facile, c'è il collegamento, siete, allora io non so come andate voi, che ci state Natale, mi stavi facendo vedere Claudio che mi stava innamorando con tutta la roba, non sono pronti ancora, non sono mica pronti col collegamento Natale, dimmi se sì o no, con Francini, no, ancora vedo i cavi parecchi, ho visto un sacco di erba, ma hai visto quegli ortaggi, ti sei fermato un attimo, mi sono fermato, mi sono emozionato, guarda là, vabbè, allora noi stiamo guardando una cosa che voi non vedete a casa, Barbara, sì. Scusa, diceva dei ravanelli, sì, ravanelli funzionali come moltissime delle... sono un integratore di sali minerali importanti, ricchi di fibra, ma poi antiossidanti fondamentali, quindi in realtà... Quante volte si dovrebbe mangiare? Ma tutte le volte che si vuole. E cosa dice Bambini, se possibile la verdura all'inizio, la verdura all'insalata fresca, all'inizio del pasto, perché aiuta? Perché diciamo toglie la fame, quindi se c'è un problema di sovrappeso si riduce la fame, e non solo, si riduce anche l'assorbimento degli zuccheri. Guarda il ravanello, guarda il ravanello, ci hanno dato, io vi voglio bene ragazzi, oggi vi siete superati. Francini, li mangi i ravanelli? Sì, ma insomma non è la mia verdura preferita. Che mangi tu? Io amo anzitutto gli asparagi, poi mi piace molto il pomodoro, ecco, per me il pomodoro io lo mangerei tutto l'anno, quello mi piace molto. E abbiamo anche la passata di pomodoro. Però Francesca mi ha promesso che mi insegna a piantare le patate. Allora, noi abbiamo patate con già il germoglio. Come si Quindi fa? Noi smezziamo la patata dalla parte del germoglio, facciamo la buchina. La piantiamo sotto. Così, rovesciata? Rovesciata, all'insù, scusate. Ah, beh. E si copre la patata. Adesso sì, siamo nel vaso per comodità. Sì, ora sì, questa va fatta nel campo. Però questa è la tecnica. Questa è la tecnica, sì. Guarda, questi invece sono peperoncini veri, sembrano di plastica, ma sono veri, Alex? Ok, sono veramente belli. Come me, è il momento dei colori, spettacolari. Guarda, volevo farti vedere in chiusura una tavolozza. Oddio! La tavolozza della primavera. Oggi mi sento anche poetico.
Che qui abbiamo insalate, tutta insalate, roba, puntarelle, tutta roba toscana. Tutta roba toscana, diciamo. Questa è tutta la nostra produzione. Siamo alla fine con la roba invernale, siamo in un periodo di transizione, abbiamo finocchi, cavoli, eccetera. Bene, e poi torneremo magari con una trasmissione quando sarà il momento delle pesche, che abbiamo visto già essere sotto la cura attenta delle api. Francesca, io ti ringrazio, ringrazio anche Angelo che ci è stato davvero utile, ci ha spiegato un sacco di cose che non sapevamo. Grazie a Leonardo Belperio che ci ha condotto in questa bella azienda, grazie a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento di trasmissione da Cesa, dall'azienda agricola Merelli, è tutto. Grazie Roberto. Allora Natale, mi fai vedere quel cesto da stagionalità? No. Vi è sembrato che su tutta quella distesa di roba che abbiamo mostrato c'erano ingredienti stagionalità? No. Quello è il sì, accanto, fallo vedere, no. Ragazzi, è subito, colpisce sì, Mario sembra, Rossi. Mi sembra evidente che nella stagionalità, diceva, prodotti toscani, prodotti dell'azienda, non abbiamo visto assolutamente peperone. Il peperone o il pomodoro o le zucchine o il cetrioli o fagiolini, perché ancora non è il momento di averli nelle nostre campagne. Questo è un messaggio che riuscite a passare ai bambini? Ma diciamo che non è facile, perché non è semplice educare il bambino, perché noi abbiamo la presunzione, permettimi di dire, abbiamo veramente la presunzione insieme alla dottoressa Lapini e insieme alle nostre fattorie didattiche di cercare di educare oltre il bambino le famiglie. Noi infatti nel nostro progetto la cosa secondo me molto rilevante è che nell'educare il bambino noi andiamo a parlare con i genitori. Prevediamo anche momenti di confronto forte, serrati con i genitori, perché se ci crede l'intera società e prima di tutto le famiglie, sono convinto che riusciamo a rieducare il bambino a mangiare in determinati modi e fare attenzione a quello che si viene portato nelle tavole. Ma il bambino non va a fare la spesa, Alex. No, cioè a fare la spesa ci vanno i genitori. Il bambino sì, si può innamorare di quello che vede, ma basta spiegare al bambino che quel prodotto lo mangiamo dopo 2 mesi e secondo me il bambino va benissimo che intanto ci mangiamo una mela piuttosto che la fragola. Certo. Scusami no, che no, sono piuttosto andare, che la fragola, ma... hai ragione, fragola aspettata ancora. Curiosità Barbara, sì. Scusami, tu come dietista anche per Banda Piccoli Chef, sì. Questo concetto che mi interessava, perché loro ce le hanno fatte vedere, anche lui oltre che pollice verde ci sono anche le tue, questo concetto dei prodotti conservati durante il periodo stagionale, sì. Mantengono, se conservati in maniera virtuosa in questo senso, le loro caratteristiche principali organolettiche, sensoriali? Organolettiche sensoriali sì, magari forse qualche vitamina termolabile okay. Sicuramente va a degradarsi come quelle ossidabili, quindi sicuramente è molto diverso da un prodotto fresco, però è sempre molto nutriente per tutto quello che rimane e che non muore, come ad esempio i sali minerali. Quindi il messaggio è stagionalità per i prodotti che ci sono e però i prodotti conservati con attenzione, territorialità, sì. Tracciabilità... vanno altrettanto bene, perché se no la nostra sì. Cucina potrebbe essere, non vogliamo fare la cucina sceta insomma, ecco. No, ma soprattutto bisogna far passare diciamo il concetto del gusto, che ogni cosa nel momento giusto ha un gusto diverso, i bambini lo devono riconoscere, perché se lo conoscono lo riconoscono, le altre cose non le utilizzano. Alla roba più cattiva non gli piace, vero? Alla Sara Barbara. Abbiamo detto, scusa, ormai diciamo un'insalata qua, l'insalata, poi io sono andata a prendere anche i fiori che adesso ci sono, oltre a quelli di pesco c'è anche le viole, il tarassaco, piscialetto anche, perché esatto. È diuretico molto, no Barbara, il tarassaco, allora vai, quindi? Ceci, poi ci ho messo dei, e poi qui abbiamo le uova, il tartufo che anche questo è di stagione, una frittatina di col tartufo. Con le uova che le galline stanno iniziando a fare in quantità. Ora sì, iniziano. Oh, fra poco è Pasqua, ragazzi. Quando arriva le si uova. Si comincia a metterle da parte per Pasqua. Bravo, già, si comincia a mettere da parte. Però hai fatto anche 2 dolci. Sì, la crostata classica con il vin santo. È sempre la crostata classica con una spuma di ricotta. Ma perché hai portato la bevanda qui del vin santo? Perché anche questo è un altro frutto della terra. Hai ragione. Questo guarda è un altro là. Frutto della terra, tra l'altro questo è un 2009, quindi è un'uva del 2007 raccolta e poi lasciata perlomeno 3 anni dentro. Vorrei le barriche. Vorrei capire però con le erbe aromatiche, l'orto, cosa c'entra il vinsanto? C'entra. Perché? Raccontami un po', posso? Sì. Qui? Dov'è? Così, bicchierino della nonna cotesto. Tra l'altro anche notate che la bocca della bottiglia è piccina. Sì, perché ne deve cadere poco. Perché se no... Scusa, perché dopo aver mangiato tutte queste erbe ci chi voleva si il goccino in fondo. Senti qua? Ci voleva il goccino in fondo di vin santo. Mario, vuoi sacrificarti tu? Sì.
Sì. Assaggiare? Profumo, assaggio? Sì, sentiamo un po'. Sì. Questo è fatto con canaiola al 45% e uvaggi bianchi. Beh, permettimi di dire che è fatto molto bene. È fatto molto bene. Madonna. Tu, fermati al profumo. No, è che sto proprio di giro, se lo bevo ancora c'ho qualche minuto già che diciamo di mio. Che comincia a arrivare le orecchine rosse, se lo bevi. Sì, ti arriva, sì, quanti arriva. Gradi ha? No, Barbara, la chiamo Barbara e non ho bevuto il vinsanto. È che c'ho qui la Barbara e con lei faccio il programma e con te faccio. Siamo Barbara e tutti. Così. Vabbè, che c'è? Che volevi? Bicchiere, che c'è? Bicchiere. Volevo vedere ragazzi, dove siete messo. Diventati dei peccatori. Qua, bicchiere qui, va bene? Ok? Sei soddisfatto, io, Natale? Dicevo, lui parlava prima dei prodotti, si possono stoccare, si possono adoperare durante tutto l'arco dell'anno, se pensi un po', cioè con i prodotti agricoli si fa veramente tutto. Con il peperoncino che parlava lui, senza andare a dare la piccantezza, si possono andare a correggere anche i piatti, perché a volte ci sono i pomodori che d'estate sono troppo acidi perché hanno preso poco sole sul gusto, certo. E allora magari con un abanero riesci a no, allora ho fatto vedere quello da 2 milioni quanto quello, è 2 milioni? Quello è tremendo, 2 quello, milioni. Quello, c'è il regista, non quello, so se sono messaggi subliminali per me se sono per qualcuno dello studio. Questa cosa dei 2 milioni, ragazzi, sto peperoncino. Avete da smettere da credere che è un afrodisiaco. Siete voi che siete peccatori che lo credete. Noi che amiamo la cucina riteniamo che il peperoncino è un esaltatore di sapore. Di basta. Sapore, noi godiamo del peperoncino, vero? Barbara, fa bene anche alle labbra, vero? Sì, alle labbra, ok. Peperoncino fa bene. A parte, tutto, ci tutto. Sono usate anche le diete, le star di Hollywood, perché è un prodotto termogenico, sì, no? dice che aumenta il metabolismo, ecco perché lo utilizzano. Diciamo che volumizza le labbra, perché comunque essendo un irritante e viene utilizzato eccola, anche l'estetica no per fare volume in maniera per naturale no ma anche per fare cioè, l'effetto ma appunto lo so con sto volume ma è per dargli baci porco cane ma anche cioè, per essere bocca, più belle sai, senza baciare mannaggia come siamo scusi lei che è una persona molto tutor progetto tutor consiglio ora in questo momento per l'orto iniziamo a muovere la terra soprattutto per gli orti non per i professionisti dove voi fate il tutoraggio perché andate anche nell'azienda agricola lo so ma ai mercati di campagna amica e nel balcone o nell'orto ora si deve preparare la terra si deve preparare la terra si possono piantare alcuni tipi di insetti. Insalate, alcuni insalate. Tipi di insalate, poi si può piantare la bietola, che sono tutti, diciamo, si può cominciare a mettere qualche piantina di prezzemolo, qualche piantina qual di è quelle che fanno di più di tutti, cioè che hanno la grandissima produzione, che quando parte non li fermi più, pomodori e le patate? Diciamo pomodori, diciamo tutte le solanacee, diciamo solanacee, patate, anche le zucchine, quando iniziano mangeresti zucche tutti i giorni, perché quelle ne fanno in continuazione. Lo so, grazie, lo ricordo che abbiamo qui con noi Papini, dei fratelli Papini, azienda agricola, con la Val di Chiana anche voi, sbaglio? Sì, siamo a Castiglion Fiorentino. Castiglion Fiorentino. Mario Rossi, direttore di Col Diretti Arezzo, un messaggio e anche un altro. State lavorando tanto su creare tutti questi tutor, cioè gente che accompagni al consumo consapevole. Assolutamente sì, ci lavoriamo in tutti i modi possibili e immaginabili. Noi crediamo di essere anche coloro che fanno manutenzione di un territorio. Vedevamo prima le bellezze della Val di Chiana, i peschi fioriti, la ripresa vegetativa, il trapianto di alcune piante da orto, eccetera. Cioè noi vogliamo esportare quel territorio, lo vogliamo esportare sia ai cittadini di Arezzo, lo vogliamo esportare alla Toscana, ma lo vogliamo esportare al mondo intero, perché noi vogliamo vendere un territorio e quindi nel prodotto che portiamo anche nei nostri mercati noi ci mettiamo il territorio. Vogliamo che il profumo di quel prodotto esalti al massimo il territorio della Val di Chiana o di un territorio della nostra provincia. Grazie a Mario Rossi, direttore di Col Diretti Arezzo. Ora un peperoncino io glielo rapisco e poi lo metto nel cibo di Francini, così stasera lui ha già due figlie e ne farà un'altra, perché è inevitabile, 2 milioni di Escoville qui, 2 milioni hai detto, vero? Cioè questo come lo metti in bocca ti diventa tutto vasodilatato, a tutto spiano. Allora grazie a Massimo Bulletti e a Roberto Marini, grazie a Luigi e Alessio per la regia e al nostro Natale Teci, abbiamo terminato questo viaggio su Campagna Amica, l'orto e le erbe di Ben Godi, grazie e consapevolezza di consumo mi raccomando e mangiamo roba fresca se possiamo.